Ore decisive per l'arrivo di Ante Vukušić al Pescara. La società attende una risposta o dentro o fuori, al massimo entro domattina. Il Pescara che continua dunque a cercare un attaccante. Parleremo di questo e di tanto altro questa sera in questa puntata di Fuori Budget insieme con Oscar Bonamano, direttore editoriale di Carsa. Buonasera e bentornato Oscar. Buonasera. E con il collega del Tempo, Paolo Renzetti, bentornato anche a Paolo Renzetti. Buonasera, grazie Giovanni. Iniziamo subito da questa trattativa che diventa quasi estenuante, Oscar. La ricerca di un attaccante da parte del Pescara è però quello che manca a stroppa per iniziare al meglio questo campionato. Sì, è quello che ha detto lo stesso allenatore ultimamente in tutte le conferenze stampa alle quali abbiamo partecipato, che a questa squadra serve un finalizzatore delle azioni della squadra. Anche la società continua a ripetere, lo stesso Sebastiani dice che arriverà il centravanti prima del 31, quindi siamo tutti in attesa. Su questo attaccante dell'Hajduk di Spalato, però, le voci che ho sentito prima di venire qui in trasmissione non sono voci positive. Pare che le notizie che rimbalzano dall'altra parte dell'Adriatico danno il centravanti accasato ancora con l'Hajduk di Spalato. Quindi diciamo, siamo curiosi anche noi di sentire dalla viva voce dei protagonisti che cosa ci aspetta. Paolo, una trattativa difficile, dicevamo, ma lo è stato così anche per tanti attaccanti che ha cercato il Pescara in queste settimane. Non si può sbagliare, queste sono anche le parole di tanti dirigenti biancoazzurri a questo punto, no? La scelta. Sì, non si può sbagliare perché il Pescara ha bisogno di un attaccante, di una prima punta che possa garantire un bottino di gol a doppia cifra. Ci sono dei precedenti poco incoraggianti, mi riferisco a quelli di Rosenberg e di Vossen, che sembravano essere diventati a suo tempo a tutti gli effetti in due periodi diversi giocatori del Pescara, e poi abbiamo visto purtroppo come è andata a finire, anche perché queste società straniere, questi giocatori e soprattutto questi procuratori sono bravi anche a far saltare le trattative e a rialzare un po' le offerte nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Certo è che dopo aver mancato i colpi Rosenberg e Vossen, Pescara dovrà cercare di prendere un attaccante che sia l'attuale punta dell'Hajduk di Spalato o un altro attaccante. L'importante è che questo giocatore arrivi, perché il tecnico Stroppa più o meno apertamente lo ha detto, lo ha fatto capire, che si aspetta il famoso attaccante, perché in questo momento il Pescara in organico come prime punte ha due giocatori che lo scorso anno giocavano in Serie B, e affrontare, con tutto il rispetto per Jonathan si è abbruscato, però affrontare un campionato di Serie A con due giocatori bravi, molto bravi, che l'anno scorso hanno fatto bene in Serie B come abbruscato e Jonathan, potrebbe essere sicuramente un azzardo. Oscar, attaccante a parte, ti faccio la stessa domanda che ho rivolto ieri sera ad Alessandro Alberti. L'organico del Pescara è pronto per affrontare questo campionato che si presenta comunque durissimo? Ma non so darti una risposta definitiva, perché io francamente aspetto ancora di vedere il Pescara all'opera. Penso che non sia in grado di dare questa risposta neanche lo stesso Stroppa, perché i giocatori sono arrivati in tempi diversi, alcuni sono arrivati proprio negli ultimissimi giorni, altri devono ancora arrivare, come stavamo dicendo, appunto l'attaccante, per cui è molto difficile esprimere un giudizio sull'organico del Pescara. Certo è che la società ha comprato molti giocatori nuovi, che però andranno visti all'opera. Anche nell'ultima partita che abbiamo visto, la prima ufficiale della stagione, quella con il Carpi, è scesa in campo una formazione che probabilmente sarà forse per 4-5 undicesimi quella che affronterà l'Inter presumibilmente, per cui è una domanda alla quale ti posso rispondere forse tra qualche settimana. Aspettiamo almeno che finisce il mercato il 31 di agosto, vediamo se arriva la punta e poi vediamo anche le scelte che farà in mezzo al campo e Stroppa, perché anche su questo per il momento abbiamo avuto delle fasi, per esempio la prima in cui pensavamo che Bjarnason fosse destinato a diventare uno dei punti fermi di questa squadra, poi dopo lunga la preparazione di Bjarnason si sono quasi perse le tracce, nel senso che è stato in panchina, si è visto poco, per cui direi che complessivamente è presto per esprimere un giudizio, se non quello che la società ha operato sul mercato, non è stata ferma, ha comprato molti giocatori, però diciamo sull'efficacia di questo bisognerà aspettare secondo me ancora qualche giorno la partita con l'Inter, e poi dopo già nella settimana successiva potremo, penso, esprimere con più cognizione di causa un giudizio. Perfetto, allora chiediamo come si presenta, almeno secondo la sua opinione, il Pescara a questa prima di campionato al presidente Daniele Sebastiani. Presidente, buonasera e bentornato a Fuori Budget. Buonasera a voi.
Allora, Presidente, partiamo innanzitutto da questa vendita di biglietti che, vabbè, ha creato sì problemi, però ci sono state richieste incredibili, oltre 70.000 contatti, c'è tanto entusiasmo, no? Al di là di un po' di scetticismo che rendiamo negli ultimi tempi sulla campagna acquisti del Pescara, sulla qualità dei calciatori, la risposta del pubblico, credo che sia stata entusiasmante, se l'aspettava. Ma io me l'aspettavo, mi dispiace molto per i pescaresi che evidentemente non hanno ben capito la differenza tra la Serie A e la Serie B. Purtroppo molti di quelli che verranno allo stadio verranno per vedere l'Inter e non per vedere il Pescara, e questo mi dispiace perché mi piacerebbe avere i pescaresi che vengono a vedere il Pescara. Però purtroppo questa è la Serie A e quindi ci dobbiamo fare i conti con la Serie A, perché adesso quando arriveranno Juve, Milan, Napoli, verranno per queste, molti per queste squadre, e molti invece di pescaresi purtroppo rimarranno fuori. Questo mi dispiace moltissimo, perché io vorrei vedere uno stadio che al gol del Pescara si alza interamente in piedi e non il contrario. Però purtroppo, ripeto, noi abbiamo 20.000 posti, di più non ne abbiamo, dobbiamo fare i conti con la capienza dello stadio. Presidente, tutti aspettano l'arrivo di questo attaccante, a che punto è la trattativa riguardante Vukušić? Mi aveva detto oggi pomeriggio che aspettavate risposte, arriveranno in serata, arriveranno domattina, cosa succederà, quali sono le sue sensazioni? Ma io spero di avere una risposta nella giornata di domani per mettere fine a questa telenovela dell'ulteriore attaccante del Pescara. Niente, a mio avviso siamo a buon punto, abbiamo fatto un'offerta per l'acquisto, vedremo di poterla chiudere nelle prossime ore. Presidente, acquisto a titolo definitivo? Assolutamente sì. Perfetto. Oscar. Assolutamente sì. Io penso che noi abbiamo dato un'idea chiara di quello che vogliamo fare, perché poi se no o siamo coerenti oppure rischiamo di essere delle banderuole. Anche a noi propongono dei giocatori importanti in prestito secco, non li vogliamo. Se poi invece dobbiamo pensare che sento qualcuno che dice ma il Siena prende un, ma lo prende in prestito secco, se noi dobbiamo lavorare per gli altri, questa società non sta bene. Quindi abbiamo già fatto tanto per gli altri, adesso pensiamo di fare qualcosa per noi. Si riferisce anche a Longo, attaccante dell'Inter, quando afferma questo, Presidente? Ma mi riferisco anche a Longo, cioè se c'è un interesse del Pescara, se non c'è interesse del Pescara, non ci interessa nulla. Cioè, mi va bene anche il prestito, ma se c'è una valorizzazione, certo. Se c'è un premio di valorizzazione, dove il Pescara, se riesce a fare questo lavoro, ha una ricompensa per cui il prossimo anno il Pescara può andare sul mercato con questi soldi a comprare qualche altro giocatore. Anche se fossi il più bravo del mondo, continuare a giocare nella squadra del gioco. Bisogna evitare, no, nuove situazioni simili a quelle di Lorenzo Insigne. Oscar, buona mano. Buonasera Presidente, in bocca al lupo per il campionato a tutti noi, a lei in particolare, perché è in prima linea ormai da tutta l'estate per cercare di rinforzare l'organico da dare a Stroppa. Le volevo fare due domande. La prima è se lei era soddisfatto della campagna acquisti che il Pescara ha fatto fino a questo momento, e poi la sua sensazione su questa polemica che è scoppiata in questi ultimi giorni tra la Pescara Calcio e il Comune di Pescara sulla vicenda dei biglietti per i politici. Ma intanto rispondo alla prima domanda. Intanto io sono sicuramente soddisfatto della campagna che abbiamo fatto, perché sicuramente abbiamo dimostrato di voler credere a giovani di proprietà e abbiamo investito su questi giovani. Lo stiamo facendo anche con questa attaccante che stiamo cercando di portare a Pescara, è un ulteriore investimento importante per una società come il Pescara che guarda il futuro. Adesso poi dopo le ciambelle non tutte riescono a profumo, però io sono convinto di insieme con
nostri tecnici del Corea abbiamo fatto una buona squadra. Sono nomi sicuramente che non tutti quanti conoscono, ma anche le nostre squadre. Non è che abbiano comprato Ibrahimovic o giocatori di o Pirlo, hanno comprato tutti i giovani e giocatori che hanno dei nomi conosciuti come quelli nostri. Poi sarà tempo a dire chi è che sono più bravo. Quindi sono molto soddisfatto di questo aspetto qua. Il secondo punto, devo dire che io personalmente non ho fatto nessuna polemica con nessuno, ma neanche la società del Pescara ha fatto polemica. Noi abbiamo uno stadio che ha 20.000 posti, ci sembra corretto che i posti vengano riservati per il più possibile alla gente che vuole venire allo stadio a vedere Pescara. Io oggi personalmente ho tolto una dotazione dei soci per rimetterla in vendita, per farla rimettere in vendita, perché mi sembra giusto che per far entrare più gente possibile a vedere questo spettacolo di Pescara Inter. Quindi è tutto qui. Adesso per il resto è una polemica che non mi tocca assolutamente. Presidente, prima di lasciare la parola a Paolo Renzetti, aggiungo che i principali esponenti delle due parti, quindi mi riferisco a lei e al sindaco Luigi Alboremascia, non si sono ancora espressi sull'argomento. Lei lo sta facendo con la massima tranquillità questa sera. Mi risulta che il sindaco tornerà domani in città e che giovedì sarete a pranzo insieme per parlare tranquillamente di questa situazione e risolverla, almeno stando alle parole del sindaco, da buoni amici. Io sinceramente a me ancora non mi chiama nessuno. Arriverà domani allora la chiamata. Al di là di questo, voglio dire, mi siedo volentieri perché non ho nessun tipo di problema con il sindaco, né tantomeno con gli altri consiglieri. Ripeto, non voglio fare nessun tipo di polemica perché non è nel mio costume fare polemica con nessuno, sono abituato a lavorare, a fare le cose e a parlare con i risultati. Per il resto, cioè non è una polemica partita assolutamente dal sottoscritto. Perfetto. Paolo Renzetti. Sì, buonasera Daniele, volevo fare tre domande collegate tra loro. Per quanto riguarda proprio la campagna abbonamenti, è vero che dopo la partita con l'Inter verrà riaperta la campagna abbonamenti? Oppure no? Seconda domanda, presidente Sebastiani è soddisfatto dei 7.500 abbonamenti venduti? E la terza, sempre parlando di tessere, a mente fredda la società riproporrebbe questa campagna abbonamenti, questi prezzi, visto che comunque la risposta è stata, da come anche se n'era parlato il giorno della presentazione, che diversi dirigenti avevano parlato di un limite, di un obiettivo di 10.000 tessere, dicevo, dopo qualche protesta da parte di alcuni tifosi, insomma, si è andati un po' al di sotto di quelle che probabilmente erano le previsioni? Ti posso rispondere dall'ultima, poi magari me le rifai le altre due che mi sono già dimenticato. Sì. Purtroppo la vecchiaia è in comune. Però ti dico, io sono convinto che qualsiasi prezzo noi avessimo messo sugli abbonamenti, abbiamo sempre avuto qualcuno che si lamentava, al di là di questo. Io parto da un presupposto: il Pescara ritorna in Serie A dopo 20 anni. Questa è una società, ma non è solo il Pescara, perché lo stanno dimostrando anche le grandi. Questa è una società che non ha mai detto di essere una società fatta da personaggi come Agnelli o come Moratti o come gli investitori molto più importanti di noi. È una società che ha fatto, a mio avviso, degli sforzi notevoli in questi anni, al di sopra delle proprie possibilità e rischiando anche qualcosa. Voi sapete che cosa io a un certo punto di questa stagione, se vogliamo, ho perso un amico, di un compagno di viaggio per una veduta diversa, e oggi con il senno di poi devo dire che forse avevo ragione io, ma perché? Perché tenevo a creare sempre di più una società sana, una società che anche in mancanza nostra potesse procedere con serenità. Io dico sempre, anche ai tifosi, a quelli che sono più vicini a noi, che magari sono anche quelli più critici nei nostri confronti, dico sempre che per me
per quanto mi riguarda, tanto che sarò io, guarderò sempre di più alla tranquillità della società. E nel momento in cui dovessi decidere di fare un passo indietro per tanti motivi, voglio lasciare una squadra che possa rappresentare il futuro. Non, per quanto mi riguarda, non sarò mai quello che fa proclami o magari mette in piedi delle cose che non posso mantenere. Mi ritengo una persona molto seria e equilibrata. Oscar. Su questo, Presidente, se manterrà fede a questo impegno, penso che ci avrà sempre e comunque dalla parte della società, perché il rigore nei conti e la serietà penso che rappresentino l'unica vera frontiera per affrontare le sfide del futuro della società in generale e del calcio in particolare. Ma Oscar, io non ho fatto un motivo della mia vita, io non sono, purtroppo per me, non so se purtroppo per fortuna, non sono nato ricco, sono uno che ha sempre lavorato, nella mia vita è sempre stato alle 6 o alle 7 del mattino per lavorare, ha lavorato 16-17 ore al giorno, quindi quello che ho fatto con le mie forze e ne sono molto orgoglioso. Sicuramente non metto a repentaglio né la mia azienda né il pescaggio. Bene così. Discorso condivisibilissimo. Presidente, torniamo un attimo sul mercato, perché oggi vari organi di informazione hanno pubblicato una notizia secondo cui il Lecce sarebbe sulle tracce di Zanon. Ricordiamo che Zanon è in scadenza di contratto 2013. Finisco un attimo solo. Sappiamo che Zanon ha un rapporto straordinario con lei. Vogliamo tranquillizzare un po' anche tutti quanti i tifosi? Perché il rinnovo non è ancora arrivato ufficialmente, se non sbaglio. Giovanni Zanon è incredibile, ecco. È un ragazzo straordinario, un atleta serio, un professionista serio, e lo dimostra ancora adesso, a differenza magari di qualcun altro che si preoccupa, forse perché Zanon ci conosce bene, sa che la mia parola, ma anche la parola della società, vale molto di più di un pezzo di carta. Perfetto, Presidente, come finisce Pescara Inter e chiudiamo? Ma come finisce? Io mi auguro che possa finire in una bella festa del Pescara con una vittoria importante, sicuramente la prima cosa che mi auguro è che possa dimostrare in campo di aver fatto una buona squadra, una squadra che nel campionato ci farà dire. Perfetto, grazie al Presidente Daniele Sebastiani, grazie e buon lavoro. Buonasera, Presidente. Grazie a tutti. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione, Paolo, entro domani quindi si chiuderà. Per Vukušić si attende la risposta definitiva, poi se non dovesse arrivare si punterà qualche altro attaccante, un altro arriverà, sì, di tra certo. L'altro, a proposito di Vukušić, oggi su un noto sito di calciomercato è apparsa un'intervista, sono apparse delle dichiarazioni del direttore sportivo dell'Icarri, leggermente diverse da quelle del presidente, che si dice, e meno male, perché voglio dire, sentendo dell'Icarri, insomma, oggi pomeriggio ci siamo un po' tutti preoccupati del fatto che dell'Icarri ha dichiarato, perché c'era un virgolettato e quindi erano, credo, dichiarazioni da lui rilasciate, che insomma per Vukušić c'erano poche possibilità, perché si trattava di un giocatore inaccessibile, è stato questo il termine usato dal... Ecco qui, vedi, mi riferivo proprio a questa intervista rilasciata al sito Tutto Mercato Web, insomma, leggendo questa intervista e sentendo le dichiarazioni, sì, del Presidente, insomma, si nota una certa distanza, una probabilmente, certa distanza, però, probabilmente fa il però direttore sportivo e spesso Dell'Icarri, i direttori sportivi cercano, esatto, di fuorviare Dell'Icarri probabilmente ha voluto mantenere basso il livello, e come mi auguro invece la trattativa è sicuramente più a buon punto. Poi vedremo cosa accadrà domani. Tra poco sentiremo anche il collega di Sky Sport Luca Marchetti per conoscere gli ultimi aggiornamenti, anche per vedere se è stato ufficializzato il passaggio di Pazzini al Milan, lo scambio con Cassano, chiaramente anche con Conguaglio, che il Milan dovrà versare all'Inter. Oscar, torniamo un attimo sul Pescara. A proposito, ci sono anche aggiornamenti di mercato, perché Togni domani dovrebbe passare alla Salernitana, vicinissimo l'accordo, l'avevamo detto anche ieri sera, tra Brosco e la Ternana, dunque anche il lavoro in uscita. Dicevamo del Pescara, Oscar, che affronterà l'Inter. Noi abbiamo provato ad indicare la probabile formazione di domenica, inizio ore 20:45, Stadio Adriatico. Questa è la formazione che abbiamo provato ad indicare, sentendo anche le parole di Giovanni Stroppa di questo pomeriggio. Perin sembra aver vinto il ballottaggio con Onania,
dovrebbe essere lui il titolare, Zanon, Romagnoli, Capone e Balzano, questa è la linea difensiva, Nielsen, Colucci, Cascione a centrocampo, Weiss a destra, Caprari a sinistra, abbruscato al centro. Per quanto riguarda Quintero, Weiss e Celik, domani dovrebbero arrivare i transfert, oggi è arrivato quello per Čosić. Oscar. Ma guardando questa formazione, fermo restando le affermazioni che ho fatto prima, abbiamo 7 undicesimi della squadra che ha vinto il campionato di Serie B, i 4 che sostituiscono Anania e il trio delle meraviglie lascia francamente a desiderare, perché Colucci ha bruscato, Weiss e Perin, Perin a parte, Colucci ha bruscato e Weiss probabilmente non valgono Insigne, Immobile e Verratti, per cui diciamo al momento attuale, appunto, in quella formazione che voi avete messo, la punta centrale ha bruscato, il presidente stesso ha detto che il Pescara è alla ricerca di un attaccante, quindi non può essere quella la prima scelta. Weiss non l'abbiamo praticamente mai visto, quindi diciamo è difficile spingere. Dalle tue parole si evince che la squadra che potrebbe giocare domenica con l'Inter è più debole di quella che lo scorso anno ha fatto la Serie B, da quello che io dici tu. Io su questo non ho nessun dubbio che è più debole, perché Insigne, che per me è il più forte giocatore italiano già adesso, Verratti è titolare quasi inamovibile nel Paris Saint Germain, e Immobile sta segnando con la raffica, sicuramente sono più forti di abbruscato, Colucci e Weiss. Su questo non penso che ci sia una sola persona a Pescara che sia in grado di dire il contrario. Su Perin e Anania il discorso potrebbe essere leggermente diverso. Weiss invece di tutti i nuovi è quello che abbiamo visto di meno, però è quello anche che ha fatto intravedere delle buone qualità, può essere un esterno importante, e certamente anche Caprari, con un metà campionato di esperienza in più, ci può dare questa spinta. Ovviamente se questa dovesse essere confermata come la formazione titolare, forse bisognerebbe cominciare a discutere però dalla settimana successiva del mercato del Pescara, perché diciamo tutti questi acquisti che il 31 chiude non per il Pescara, per tutti che tutti questi acquisti che sono arrivati poi di fatto diciamo non troverebbero, secondo la formazione che avete voi messo in campo, spazio nella squadra. Sono arrivati moltissimi esterni, perché sappiamo che a Stroppa piacerebbe giocare, sviluppare molto il gioco sugli esterni per poi far finalizzare l'azione alla punta, al centravanti, per cui però appunto io non voglio essere pessimista, non lo sono pessimista, perché invece penso che sia stata molto giusta la scelta dell'allenatore. A me Stroppa piace come persona, ma piace anche come allenatore, ho visto che ha fatto lavorare bene la squadra in ritiro, per cui io sono, da questo punto di vista, sono fiducioso. Sul resto francamente diciamo non ho delle perplessità, ma vorrei aspettare per esprimere un giudizio. Se me lo chiedi, come me l'hai chiesto su questa formazione, non posso che dirti che la formazione che ha giocato con la Sampdoria a Genova è la più forte di questa. Paolo, quella è la probabile formazione, però noi abbiamo anche una grafica con tutti i 23, credo, calciatori che Stroppa terrà in considerazione, se non addirittura 25, che tra poco manderemo in onda. Abbiamo tra parentesi, così abbiamo un po' mischiato le carte, perché Quintero si giocherà il posto al centro con Colucci, provvederemo a correggerla, Cascione farà la mezzala sinistra e Blasi oggi in conferenza stampa ha detto Stroppa che nel 4-3-3 farà sicuramente, qualora dovesse essere chiamato in causa, la mezzala e non il centrale, quindi Blasi e Cascione mezzala sinistra e Quintero e Colucci a destra. Poi c'è Bjarnason, che è anche un punto interrogativo, perché Stroppa oggi ha riflettuto anche su questo ragazzo comunque molto promettente, un classe 88 nazionale islandese, che si esprime al meglio secondo Stroppa nel 4-2-3-1 dietro ad una punta, lo dicevamo qualche giorno fa, Oscar potrebbe avere qualche difficoltà nel 4-3-3, non secondo Stroppa, perché dovrà abituarsi, gioca ancora un po' troppo spalle alla porta quando viene schierato nel 4-3. Sì, diciamo che ci sono, da un punto di vista quantitativo, ci sono due giocatori per ogni ruolo, da questo, anzi in alcuni casi anche tre. Da questo punto di vista, voglio dire, numericamente l'organico è vasto, è ben assortito. Il problema è poi vedere questi giocatori in campo, vedere questi giocatori in Serie A, giocare con squadre di Serie A, giocare in Serie A, ed è chiaro, come diceva anche Oscar, senza dare giudizi prima di vedere la formazione in campo, è chiaro che qualche punto interrogativo sicuramente c'è. Non era facile, non è stato facile, non è facile sostituire giocatori del calibro di Verratti, Immobile, Insigne, ma anche dello stesso Sansovini, ovvero di un attacco che lo scorso anno, seppur in Serie B, ha segnato 90 reti. Però ci sono ancora
10 giorni di mercato e io credo e spero a questo punto che oltre ad un attaccante si possa fare qualcosa sul mercato anche per qualche altro settore, considerando che il campionato di Serie A è un campionato lungo, non lungo come quello di Serbia, molto lungo, e bisognerà tener conto di molti fattori e soprattutto del fatto che se si dovesse sbagliare in qualche ruolo poi bisognerà pescare fra gli svincolati oppure attendere il mercato di gennaio. Oscar. No, dicevo che uno degli aspetti centrali del campionato di quest'anno è che anche questo è presto per valutare perché i giocatori sono arrivati molto alla spicciolata. Bisognerà capire quanto sarà bravo Stroppa a creare un gruppo vero per questa squadra, perché questa è una squadra che ha giocatori provenienti dai campionati stranieri che per la prima volta giocano nel nostro campionato, quindi con difficoltà che non si conoscono tra di loro, ma soprattutto con presumibili non parlano la stessa lingua, difficoltà di ambientamento. Quindi sarà determinante, come lo è stato di fatto lo scorso anno, creare un gruppo vero, cioè dare un'identità e un'anima a questa squadra e trovare quei giocatori che questa anima riescano ad interpretarla al meglio. In questo penso che Stroppa possa dare un contributo importante al Pescara, perché Stroppa è stato un giocatore importante, sì. Ha giocato in grandi squadre e con grandi allenatori, quindi penso che sappia bene che prima ancora delle capacità tecnico-tattiche che una squadra deve mettere in campo c'è in fondo la motivazione è l'aspetto determinante spesso, e quindi io penso che lui lavorerà molto in questo senso. Poi sappiamo anche che Stroppa ha avanzato delle richieste che per il momento non sono state esaudite, quindi direi che a tutti converrebbe essere prudenti, anche dopo la partita con l'Inter, aspettare la chiusura ufficiale del mercato e poi dopo cominciare a vedere anche i frutti del lavoro estivo. Perfetto, allora sentiamo cosa ha detto Stroppa oggi pomeriggio e poi riprendiamo il discorso. Ma in questo momento ci sarebbe da inserire al meglio i ragazzi nuovi, quelli che sono arrivati all'ultimo momento, di fargli riprendere la condizione. Insieme a questo anche la condizione di quelli che ci sono, che sicuramente questa settimana migliorerà, di questo ne sono assolutamente sicuro. Il discorso principale è che noi sembriamo una squadra imballata, ma fondamentalmente non lo siamo, perché se vado a vedere gli allenamenti, per come si esprime sul campo, è una squadra che corre, che ha corso tanto, è vero, ha fatto corse lunghe, quindi probabilmente non ha avuto nelle gambe la velocità, l'esplosività, la brillantezza di potersi esprimere e far vedere queste cose. Però le motivazioni che dà questa partita sicuramente saranno molto ma molto più importanti, adesso con tutto rispetto per il Carpi rispetto alla partita precedente. Ma credo che in questi casi, da quello che leggo, il tutto esaurito, la cornice di pubblico, l'esordio all'Adriatico a tutti gli effetti nei campionati di Serie A, quindi contro l'Inter, credo che le motivazioni sicuramente la faranno dei gioco forza, saranno in primis nella testa dei ragazzi. Al di là di Pazzini gioca Milito, e quindi credo che sia uno dei giocatori più importanti che in questo momento siano nel nostro campionato. Non ci possiamo permettere di aspettare l'Inter e allo stesso modo cercheremo di imporci nel limite del possibile che questa squadra ci potrà dare. Ma ci sono giocatori così importanti che possono decidere i tempi di gioco, rallentarla o velocizzarla l'azione, e in base a questo, se saremo bravi ad aggredirli, giocheremo in maniera più alta. A meno che magari abbiano la capacità di dribblare o di saltare una linea di pressione, e quindi saremo più attendisti. Ma devo dire che Colucci sta facendo molto bene, non ha mai saltato una corsa. Sì, 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 anche a livello di testa, poi è abituato a fare questa categoria, e sinceramente mi sembra quello più pronto. Bellissima da giocare perché è l'esordio, quindi la prima in Serie A dopo tanti anni, stadio tutto esaurito, quindi a livello di motivazioni, a livello di contenuti sicuramente è una partita veramente, mi ripeto, bellissima.
Inserire meglio i ragazzi, tanti volti nuovi, sembriamo imballati, in verità non lo siamo, lui è molto fiducioso, Stroppa, lo aveva detto anche dopo la gara contro il Carpi. Nei prossimi 4-5 giorni la squadra migliorerà sensibilmente, le motivazioni saranno importanti, come dicevi anche tu, Oscar. Sì, io non avevo assistito a questa intervista, è evidente perché appunto la Babele delle lingue che si parlerà in campo e il fatto che no, il gruppo che l'anno scorso è stato determinante anche per superare qualche momento di difficoltà del campionato saranno le precondizioni per fare un grande campionato. Del resto, le motivazioni non servono solo nel calcio. In qualunque attività la motivazione è la base, è quasi la metà del risultato. Non possiamo permetterci di aspettare l'Inter, ha detto, nel limite delle nostre possibilità. Cosa significa, Paolo? È chiaro che se dovessi impostare una partita di contenimento, ti voteresti, al suicidio calcistico, al suicidio tattico. E Pescara, giocando tra l'altro in casa, dovrà cercare, anzi sicuramente lo farà, di aggredire l'Inter, di fare pressing, di cercare di non far ragionare i centrocampisti della formazione nerazzurra, di far toccare meno palloni possibili a Sneijder, cercare di creare quei problemi ad una squadra che avrà anche qualche assenza importante, che ricordiamo 3 giorni prima, e dunque giovedì sera giocherà una partita in Europa League con il Vaslui, e non a caso l'Inter aveva chiesto il posticipo della partita che il Pescara bene ha fatto, consentimi di dire, non accettare, perché poi il Pescara a sua volta avrebbe giocato, giocherà di sabato a Torino e non di domenica. È chiaro che l'Inter non sarà al 100% perché le assenze, qualche assenza peserà, l'impegno in Europa peserà, l'Inter ha già giocato un doppio match proprio con l'Hajduk Split, quindi l'augurio è che la squadra non sia, e sicuramente non lo sarà al 100%, però il Pescara ci dovrà mettere del suo. Di certo, tra le due squadre, chi ha più da perdere sicuramente l'Inter e non il Pescara. Prima, Oscar, abbiamo provato ad indicare la probabile formazione. In verità, Stroppa ha detto in conferenza stampa: ho tanti dubbi, per me è un bene perché aumenta la competizione tra i ragazzi. Sì, ma io penso che, io credo a quello che dice Stroppa perché oggettivamente Stroppa non ha potuto lavorare con tutto l'organico al completo per tanti giorni. Dicevamo appunto, i giocatori sono arrivati un po' alla volta, quindi io penso che neanche Stroppa sappia realmente il valore di tutti questi giocatori. Per esempio Ragusa non l'abbiamo mai visto in campo, abbiamo visto poco Jonatas, non abbiamo mai visto Blasi, insomma, credo che lui abbia in mente un'idea di quella che è secondo lui la formazione che scenderà in campo, però ovviamente essendo i nuovi arrivati, i giocatori che sono più o meno tutti sullo stesso piano, è chiaro che questa incertezza lo accompagnerà fino alla vigilia, un'incertezza del resto che fa bene alla squadra perché terrà tutti più in tensione. Poi tenendo presente che quest'anno c'è anche la novità che in panchina ci andranno 12 giocatori, quindi alla fine saranno tutti motivati perché andando anche tutti in panchina, tutti possono coltivare la speranza, il sogno di esordire in Serie A. Sulla chiave tattica della partita, Paolo diceva impostare una partita di contenimento sarebbe un suicidio, con te sfonda una porta aperta, credo, Oscar. Con me, nella conferenza di presentazione di Stroppa, gli ho ricordato che lo scorso anno con la sua squadra è stata la squadra che ha pareggiato di più in Lega Pro. E gli ho detto che noi qui a Pescara non siamo abituati ai pareggi, noi vogliamo vincere. Però mi pare, almeno per quanto riguarda l'atteggiamento, nelle ultime partite Pescara Stroppa l'abbia schierato con un 4-3-3, comunque votato alla costruzione. È chiaro che l'azione è ancora macchinosa per via dei carichi di lavoro, gli interpreti devono entrare nel ruolo, però io su questo ho in realtà davvero pochi dubbi. Penso che Stroppa imposterà una partita cercando di tenere in mano il pallino del gioco. Ovviamente aggredire gli spazi e aggredire gli spazi contro l'Inter non sarà facile, non sarà facile perché l'Inter è una grande squadra e perché appunto i ragazzi hanno appena finito la preparazione. Però penso che non troveremo un Pescara chiuso in difesa ad aspettare le sortite dell'Inter. Paolo, come bisogna interpretare le parole di Stroppa, prima su Quintero, perché ha detto diventerà, potrà diventare un grande giocatore, poi su Colucci ha detto, secondo me Colucci è il più pronto per la gara d'esordio in campionato. Ricordiamo che quando il Pescara stava per vendere Verratti, lui parlando di Colucci ha detto sì, arriverà, ci darà una mano, probabilmente doveva fare da chioccio a Verratti. Come bisogna interpretare queste parole? Io credo
che quello che ha detto Stroppa, tra l'altro precisando oggi, e tu eri presente al Vestina, che di mercato per decisione della società lui non può parlare, non parla, è chiaro che Stroppa tra le righe ha fatto capire, ha fatto intendere che si attende ancora qualcosa dal mercato e non solo per quanto riguarda l'attacco. Su Quintero le parole sono state sicuramente parole positive, però il giocatore credo non sia pronto né da un punto di vista fisico né da un punto di vista tecnico, perché è un giocatore che deve ancora capire ebbene il calcio italiano. È molto giovane, ha 19 anni, in Sud America si gioca un calcio diverso, in Italia, in Serie A, per giocare in quel ruolo, nel ruolo che capiamoci bene che l'anno scorso era di Verratti, bisogna prepararsi e bisogna prepararsi bene. Certo è, e questa non vuole essere assolutamente una polemica, però se noi ricordiamo, ed eri presente tu in quella conferenza stampa, la prima di Stroppa allo Stadio Adriatico, e c'era anche Oscar, quando Stroppa parlò, e non erano molti giocatori, non erano ancora arrivati, parlò di Colucci e d'Abruscato, fece capire, ma neanche tanto in maniera implicita, che questi erano due giocatori destinati alla panchina. Domenica con l'Inter, Colucci e Abruscato saranno titolari, ma Colucci e Abruscato, lo ha detto Stroppa oggi, sono i giocatori che stanno meglio in questo momento e che soprattutto hanno fatto tutto il ritiro e hanno fatto vedere le cose migliori. Da questo punto di vista è chiaro che questo deve far riflettere da una parte e E dall'altra. hanno anche E esperienza, hanno anche aggiungo. esperienza, Per certo. quanto riguarda Quintero, per chiudere con Oscar, Stroppa ha detto che può ricoprire sia il ruolo di playmaker sia il ruolo di trequartista. Giocando con il 4-3, il trequartista non c'è, quindi torniamo su Quintero dopo perché abbiamo Luca Marchetti, collega di Sky Sport, in collegamento telefonico. Buonasera Luca e bentornato a Fuori Budget. Grazie, grazie a tutti, ciao. Ciao Luca. Allora, ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il mercato. Il Pescara è su Vucinic. Poco fa il presidente Sebastiani ha detto entro domani attendiamo una risposta definitiva. Quali sono le vostre notizie? Poi anche su Pazzini Cassano, ufficiale lo scambio. Insomma, dacci un po' il resoconto della giornata. Guarda, sul discorso di Vukušić, abbiamo le stesse identiche informazioni che avete voi. A parte che più in alto del presidente è difficile arrivare. Sì, però. L'offerta che ha presentato il Pescara invece risulta sia da 3 milioni di euro, 2 milioni subito, uno fra un anno, più una serie di bonus rispetto ai piazzamenti che potrebbe fare il Pescara nella prossima stagione, quindi salvezza al 12º posto. Più o meno l'offerta al totale è da 3 milioni e mezzo a fronte di 4 che aveva chiesto l'Hajduk. Se l'Hajduk accetta questo tipo di proposta, anche soltanto per trattare, il Pescara è disposto subito a partire per Spalato e andare a cercare di chiudere la trattativa. E quindi è normale che in questo momento si aspetti. Perfetto, invece che Inter dobbiamo aspettarci domenica, Luca? Domenica con Cassano e magari anche con Gargano, perché anche per Gargano l'operazione è conclusa. Prestito con diritto di riscatto, 1,250 più 5,250 di riscatto. Domani il giocatore sarà a Milano per la solita trafila di visite mediche, firme sul contratto, eccetera, eccetera. Adesso per l'Inter, ma anche il terzino sinistro o l'esterno sinistro, chiamandolo come volete, che è Pereira, per il quale forse ci vorrà un po' più di tempo, visto che il Porto è una società un po' più rigida nelle trattative. Però anche qui l'Inter è messa bene, ha fatto un'offerta da 10 milioni di euro più 2 di bonus legati alle presenze del giocatore. Una stagione che peraltro un limite fissato a 25, quindi è un limite anche facilmente raggiungibile da Hut e presumibilmente farà titolare il prossimo anno. E quindi anche qui l'Inter è fiduciosa, perché sa che è l'unica squadra che in questo momento ha fatto un'offerta concreta al Porto. Perfetto, Oscar Bonamano. Ciao Luca, buonasera. Ti Ciao. volevo chiedere, secondo te, quale sarà il colpo del 31 d'agosto e se ci sarà un colpo dell'ultimo giorno? I colpi dell'ultimo giorno ce ne saranno sicuro, ce ne saranno sicuramente. Tra l'altro qualche cosa sta anche venendo fuori, no? Tipo la Fiorentina che sta cercando un attaccante di profilo internazionale, perché si hanno preso contatti per Berbatov, trattano Borriello, hanno parlato con Lisandro Lopez, magari non arriva il 31 ma arriva il 30, e comunque un attaccante la Fiorentina lo farà. Io terrei la porta aperta sempre, fino all'ultimo giorno di mercato per Kakà. Perché a Madrid aspettano a ore l'annuncio di Modric. A quel punto Kakà si rende conto che non giocherà veramente più. Se già giocava poco lo scorso anno, figuriamoci con un Modric in più inorganico.
Adesso non è che l'arrivo di Modric facilita l'operazione economicamente, però magari spinge sia il Real Madrid che Kakà a fare diverse considerazioni, cioè di diverso tipo. Quindi noi Kakà lo teniamo non aperto. Diciamo che la porta è chiusa, ma non hanno girato la chiave, quindi magari fino al 31 agosto ne continueremo a parlare. Poi magari ci sono degli affari che noi non conosciamo perché giustamente vengono tenuti segreti. Galliani chiama gli ultimi geni di mercato quelli dei super saldi. Sì. Senti, Quindi. e poi una ulteriore curiosità. Ti risulta che la Roma abbia fatto un'offerta per Ogbonna del Torino? Guarda, io credo che Ogbonna è un giocatore che piaccia molto alla Roma. Forse un'offerta l'ha anche fatta, a me non risulta concretamente che sia stata fatta, però non mi risulterebbe strano se fosse vera questa indiscrezione. Grazie. Paolo Sì, Denzi. Marchetti, buonasera. Una domanda velocissima. Come giudichi il mercato del Pescara? Vukušić o non Vukušić? Il Pescara secondo te ha un organico all'altezza del massimo campionato o bisogna fare ancora qualcosa al di là dell'attaccante, dicevo, per completare la squadra che dovrà guidare Stroppa? L'attaccante secondo me è determinante anche per i giudizi e forse magari non si limiterà a Vukušić l'arrivo che comunque è un 91, non dimentichiamo, cioè è un ragazzo, non è un attaccante già formato. Ci sono dei giocatori estremamente interessanti, Bjarnason, Quinteros, che mi sembra che già abbiano fatto vedere di avere delle ottime qualità. Ci sono tante scommesse, questo è vero, però d'altronde anche lo scorso anno il Pescara era pieno di scommesse e ha stupito tutti. È evidente che non si batte in prima fila per vincere il campionato, bisogna lottare fino alla fine, immagini, ma questo lo sanno De Vicari, lo sa il presidente Sebastiani, lo sanno tutti che il prossimo anno bisognerà lottare con le unghie e con i denti e con tutti gli strumenti a disposizione del Pescara per mantenere la categoria. È una squadra piena di scommesse, piena di giocatori di qualità e il compito di Stroppa sarà quello di amalgamarli nel più breve tempo possibile in un campionato che prossimo anno è molto equilibrato, sia verso l'alto che verso il basso. Perfetto, grazie a Luca Marchetti come sempre, gentilissimo, grazie Luca e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buona trasmissione. Abbiamo già sforato, siamo in chiusura, l'ultima, non so, volete fare un pronostico per Pescara Inter e poi chiudiamo o cos'altro Paola, cos'altro No, io aggiungere? pronostici Intanto ci ho dato la preferisco. notizia che oltre a Cassano c'è anche Gargano, Sì, a che ne disposizione. parlavamo anche prima a microfoni spenti, Sì. un giocatore, parlavo prima con Oscar, che Che avrebbe fatto probabilmente comodo a avrebbe Pescara. fatto comodo molto anche al Pescara. Ma pronostici, l'augurio Tra è l'altro la notizia di che. poco fa ha superato le visite mediche, Cassano, nessun problema. Sì, Vai Paolo. no, ma al di là dei pronostici, l'augurio è che possa uscirci una grossa sorpresa domenica sera dallo Stadio Adriatico, perché in queste prime giornate può accadere. Insomma, poi se noi andiamo un po' indietro con la memoria, ricordiamo quel 2-0 a San Siro con l'Inter, gol di Galvani e Sliskovic. Io c'ero, tu sicuramente no. Quindi voglio dire, da questo punto di Ero piccolino. vista, tu eri piccolo, io ero già grandicello. Quindi beato te che hai qualche anno in meno Dai, di me. non è vero, non è vero. Oscar, per chiudere, Ma guarda, io più che fare l'auspicio. un pronostico sul risultato, io spero di vedere una squadra che giochi bene a calcio, perché secondo me se noi partiamo con il piede giusto su questo terreno, cioè su giocarci la partita, penso che allora sì che potremo lottare fino alla fine per centrare l'obiettivo più importante che è quello della salvezza. Il risultato poi lo abbiamo capito lo scorso anno, il risultato è sempre conseguenza del gioco. Se ci sarà il gioco, ci sarà anche il risultato. E in questo senso l'Inter arriva sì con due nuovi acquisti, ma dovrà fare a meno probabilmente di Palacio e di Handanovic, giocherà il giovedì, quindi anche l'Inter ha i suoi problemi, ha un esordiente anche l'Inter in panchina che è Stramaccioni. E quindi forse è più esperto il nostro allenatore, forse Un quasi esordiente esordiente, un quasi Stroppa, per cui esordiente. diciamo, io sono fiducioso per natura, quindi io spero ovviamente che il Pescara possa centrare i primi 3 punti del campionato. Grazie a Oscar Buonamano, grazie a Paolo Renzetti, Grazie grazie a Maurizio a De Guì, ragazzi di ForzaPescara.com che ci hanno seguito in diretta streaming. L'appuntamento è per domani sera alle 22:15 sulla TV dell'Adriatico, c'è cioè Fuori Budget. Buona serata a tutti.